riqualificare e valorizzare la villa comunale Ignazio Scaturro di Sciacca attraverso un progetto redatto dall'associazione Con i piedi per terra, di concerto con enti, associazioni, scuole e università. Lo scopo del progetto presentato questa mattina nella sala Blasco del Comune è proprio quello di dar vita a ricerche, progetti e sperimentazioni per rendere la gestione del verde urbano più efficace ed efficiente. Cosa prevede il protocollo d'intesa sottoscritto? Allora, il protocollo d'intesa vede il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Palermo, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali e il Centro Interdipartimentale Scirita. Il protocollo vede anche la partecipazione del mondo delle associazioni a Sciacca, in particolare è presente l'associazione Con i piedi per terra, e con questi quattro attori abbiamo messo nero su bianco l'importanza che ha il verde all'interno di una città e la partecipazione di tutti questi soggetti istituzionali per dare seguito un po' ad alcuni anche adempimenti a cui è chiamato un comune. In particolare mi riferisco alla legge numero 10 del gennaio del 2013 che prevede una serie di attività che riguardano ad esempio il catasto delle alberature, l'inventario delle alberature, l'adozione di un regolamento sul verde urbano, la piantumazione di alberi in corrispondenza di nuovi nati in questo comune e anche la presentazione di un bilancio ambientale che il comune è chiamato dalla parte iniziale del suo mandato fino alla fine, cioè quante alberature sono state impiantate, quante invece sono morte o sono state estirpate, eccetera. Quindi il comune è chiamato a svolgere una serie di attività. L'università, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale che svolge nel territorio, ha nell'ambito delle sue competenze un corso di laurea specifico in progettazione e gestione in parchi e giardini e quindi è ben lieto di mettere a disposizione le proprie competenze, i propri ricercatori per dare un contributo affinché la città possa avere dei tecnici di riferimento qualificati con competenze in maniera tale da poter pianificare delle attività per il verde della città. Cosa prevede il piano di intervento per la riqualificazione della villa comunale di Sciacca? Prevede una serie di interventi intanto di carattere necessari e utili a riqualificare e a mantenere l'assetto floristico attualmente ancora presente. Voglio fare riferimento all'impianto di irrigazione, alla realizzazione e alla reintroduzione delle specie arboree ed erbacee che sono scomparse nel corso dei decenni scorsi, alla riqualificazione della vasca, quindi con l'introduzione di piante acquatiche che hanno anche il compito di depurare l'acqua, di fitodepurazione dell'acqua, quindi rendere ancora migliore la permanenza nella vasca anche dei nostri cigni, oche, anatre, non so quale altro tipo di volatili, e perché no anche dei pesci che possono contribuire alla depurazione dell'acqua. Ma in particolare può rappresentare una curiosità anche, oltre che dal punto di vista turistico, anche dal punto di vista scientifico, la realizzazione di una serra garden all'interno della quale possono essere realizzate delle coltivazioni di piante esotiche, tropicali, piante grasse, succulente, attraverso anche il mantenimento di queste piante attraverso tecniche scientifiche d'avanguardia. Assessore Segreto, un progetto sicuramente ambizioso, quello della riqualificazione della villa comunale. Che tempi prevede lei di realizzazione? Noi prevediamo un intervento biennale, tant'è che anche le risorse finanziarie si basano su due annualità, quella di quest'anno una volta approvato il bilancio e quella del prossimo anno. Noi abbiamo previsto per quest'anno un mutuo di 70.000 euro. E già 10.000 euro sono previsti nel bando di democrazia partecipata a cui ha partecipato l'associazione Piedi per Terra
E poi per il prossimo anno prevediamo un altro intervento, un altro mutuo per 120.000 euro, per un totale di 200.000 euro. E noi riteniamo, questo fa capire l'importanza e il peso che l'amministrazione comunale dà a questa problematica e a questa questione. Non si tratta solo di un giardino, si tratta di un bene storico, di un bene monumentale che va salvaguardato.